Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Allora, oggi voglio farvi un video tag perché è tanto che non ne faccio uno e ne ho trovato uno molto interessante e carino. Se mi seguite un po' sui social, a proposito, io sono su Snapchat, quindi su Instagram, insomma, vi lascio tutto qui sotto se volete seguirmi. Comunque, volevo soltanto dirvi che se mi seguite sui social sapete che ho acquistato da pochissimo la mia nuova cucina che amo e quindi ho trovato un tag che si chiama ma ingredienti librosi, mi sembra, se non erro, comunque tanto lo trovate scritto correttamente qui sotto e niente, e quindi ho deciso di fare questo per farvi conoscere anche altri libri che sono nella mia libreria. Cominciamo. Domanda 1, prezzemolo, un libro che vedi ovunque. Allora, in questo periodo il libro che sto vedendo ovunque nelle librerie è Succede di Sofia Viscardi. Purtroppo, nel senso che quando giro veramente ci sono gli scaffali pieni di questo libro, ancora più di quello di Greta Menchi, e come sapete io non amo, insomma, diciamo, conoscete la mia opinione riguardo ai libri scritti dalle youtuber. Oltretutto ho sentito qualche recensione, presumo che sia addirittura qualcuno anche sospettato che sia stato scritto da un ghostwriter, come succede molto spesso per questi youtuber, quindi in ogni caso un libro che noi amanti della lettura non acquisteremo mai. Comunque le librerie sono piene, sono come il prezzemolo, è ovunque. Domanda 2, Cipolla, un libro che solo a sentirlo nominare ti metteresti a piangere. Per questa domanda ho scelto L'amore bugiardo, Gone Girl di Gillian Flynn, o Gillian Flynn, non sono sicura. Non perché il libro sia brutto, ma perché ha un finale talmente strano che niente, che mi verrebbe da piangere se ci penso. Io so che molti di voi l'hanno letto, comunque se anche voi avete un'opinione particolare sul finale del libro ditemela, perché sono curiosa. Però ecco, io purtroppo sono rimasta sconvolta da come è stata fatta finire la vicenda e quindi questo mi fa piangere. Il libro è molto bello, per chi non lo conoscesse, è un giallo molto 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 intrigante con dei personaggi veramente particolari, uno dei due soprattutto, dove ci sono dei pazzoidi, quindi se amate i pazzoidi questo è il libro che fa per voi. Ne hanno tratto anche un film, ma il libro è molto più bello perché ci sono tanti particolari in più, è scritto in una maniera molto particolare coinvolgente, e veramente è tutto da divorare. Non sto qui a dirvi la trama in specifico perché comunque ho fatto, se non erro, un libri versus film, comunque vi lascio il link sotto nel quale vi parlo di questo libro. Domanda 3. Caffè, un libro che ti ha tenuto sveglia. Anche per questo ho dovuto scegliere un giallo ed è La verità sul caso Harry Quebe di Joel Dicker. So che questo non è un libro di alta letteratura, ma ragazzi, è bellissimo. Cioè, io ne ho venduti un sacco in negozio perché li continuo a riordinare, li consiglio e le persone lo acquistano e poi vengono a dirmi, oddio, avevi ragione. Le ultime pagine in particolare non mi hanno permesso di staccare gli occhi dalle parole, dovevo assolutamente andare avanti e capire qual era il finale, che era il colpevole. Scritto in maniera divina, divina secondo me, è un bellissimo giallo, addirittura diciamo è fatto in una maniera che lo scrittore del libro sia anche il protagonista della vicenda, che non è Joel Dicker, nel senso che viene inventato un personaggio il quale avrebbe scritto questo libro qui, dove racconta la sua storia e il suo indagare sulla morte di una ragazza avvenuta tanti anni prima e ritrovata, il cui cadavere è stato ritrovato proprio nel giardino del suo professore o comunque del suo mentore per quanto riguarda la scrittura, perché appunto lui è uno scrittore. Lui decide di aiutarlo perché crede nella sua innocenza e comincia ad indagare in questo paesino sulla morte di questa ragazza, sulle persone che la conoscevano, quindi abbiamo una gamma limitata di sospettati e anche noi indaghiamo e scopriamo un sacco di cose sul loro passato che ci sconvolgono. È bellissimo, quindi sicuramente questo vi farà rimanere svegli perché non potrete andare a letto senza averlo finito. Domanda 4, patatine fritte, una serie che non hai potuto fare a meno di leggere tutto d'un fiato, un libro dietro l'altro. Diciamo che io tendenzialmente non leggo serie di libri e ne ho lette veramente poche. Sicuramente una serie che mi è piaciuta moltissimo è stata le due serie di Ken Follett, quindi quella di
Century Trilogy e l'altro non ricordo qual è il nome della trilogia, comunque quella che comprende Mondo senza fine e Pilastri della Terra. Però dato che questi li ho letti via via che uscivano, chiaramente sono passati degli anni tra uno e l'altro e quindi non li ho potuti leggere tutto d'un fiato uno dietro l'altro. Sicuramente quello che ho letto tutto d'un fiato è stato Harry Potter, questo è il primo volume. Comunque ho letto i primi quattro libri tutti insieme e poi via via ho aspettato che uscissero tutti gli altri. Oltretutto, l'ultimo libro di Harry Potter è stato, il sesto libro di Harry Potter, è stato il primo libro che io abbia mai letto in inglese perché ero talmente curiosa di sapere come andava a finire, avevo talmente paura che qualcuno me lo spoilerasse che ho deciso di leggerlo in inglese e non aspettare l'uscita in italiano. Non l'ho mai letto in italiano e lo vorrei fare perché chiaramente all'epoca conoscevo molto meno l'inglese, quindi tanti particolari me li sono persi e lo voglio rifare, voglio rileggerlo. In ogni caso, questa è l'unica serie che ho letteralmente divorato. Domanda 5. Lievito, un libro il cui successo è stato montato troppo. Allora, io non ho un libro, diciamo, che ha fatto tanto successo e a me non è piaciuto, a parte le classiche scemenze. In realtà ho scelto di parlarvi di un'autrice che, non so, non riesco a farmi un'opinione. Nel senso, vabbè, ve lo dico, sto parlando di Elena Ferrante. Allora, Elena Ferrante ha scritto la serie L'amica geniale, che credo siano quattro libri, che io perlomeno su internet, non riesco a trovare nessuno che ne parli male, l'hanno tutti adorata, ok? Io non ho letto L'amica geniale, ho letto un altro libro, non ricordo il titolo, comunque se adesso lo ricerco e ve lo lascio, comunque ho letto quest'altro libro e non mi è piaciuto affatto, non mi ha coinvolto tanto il modo di scrivere di Elena Ferrante e non mi è piaciuta molto la storia. Un altro libro, sempre della stessa autrice, l'ha letto una mia cliente molto, con la quale insomma a gusto ci troviamo molto d'accordo e anche a lei non è piaciuto quest'altro libro. Allora, non riesco a farmi tanto un'opinione, cioè secondo me non so se effettivamente questa scrittrice è osannata, ma a mia opinione non merita così tanto, oppure se ha scritto dei libri migliori, dei libri peggiori ed io purtroppo ho beccato quelli brutti. Quindi fatemi sapere se avete letto i suoi libri, cosa ne pensate, quali mi consigliate per magari cambiare opinione. Domanda 6. Cupcake, un libro dalle mille sfumature e colori. Per questa domanda non potevo non scegliere Il diavolo e la signorina prima di Paulo Coelho. Questo libro ha veramente mille sfumature perché la storia ci fa riflettere su tantissimi aspetti della nostra vita. La storia parla di un piccolo paesino all'interno del quale arriva il diavolo, il quale appunto dice al paese che se ucciderà gli abitanti del paese uccideranno una persona a loro scelta entro una settimana, lui donerà al paese dei lingotti d'oro che potranno utilizzare per risollevare l'economia. Allora, diciamo che la situazione è paradossale e assurda, però ci fa riflettere veramente su quali sarebbero le scelte che ognuno di noi farebbe, perché vengono analizzati i pro e i contro di questa scelta e vengono analizzate le opinioni delle persone su questa scelta e a volte ci stupiamo dei pensieri di qualcuno, ma alla fine pensiamo: oddio, forse qualcuno veramente la penserebbe così. Quindi non è semplice, non saprei come dire, il finale vi sconvolge perché succedono delle cose che voi non vi aspettereste mai e vi fa avere fiducia e perdere completamente fiducia nell'umanità. Ma soprattutto, una volta finito il libro, pensate: e io cosa farei se mi dicessero una cosa del genere? E non penso che la risposta sia così scontata, quindi non so se mi sono spiegata, lo so che è un po' complicato, ma questo libro mi ha veramente aperto la mente su un sacco di cose. È meraviglioso, scritto benissimo e con appunto l'apparenza di una fiaba, perché in un paesino dove arriva un diavolo che lancia una sfida ai paesani, ecco, quella che sembra una storia fantastica alla fine si rivela attualissima e soprattutto realissima, quindi un libro spettacolare. Domanda 7. Olio, un libro che ti è scivolato via dalla mente.
torna Paolo Coelho con Lo Zaire. Io ho acquistato questo libro perché amo Paolo Coelho, ho letto tantissimi suoi libri, ho letto Sulla sponda del fiume Piedra mi sono seduta e ho pianto, ho letto Veronica decide di morire, ho letto L'alchimista ovviamente, ho letto 11 minuti, ne ho letti veramente tanti, quello che vi ho fatto vedere prima, Il diavolo e la signorina Prim, e questo... Non so perché non mi è rimasto niente in mente, mi ricordo di averlo letto con difficoltà perché è una storia un po' diversa da quelle che racconta lui di solito e c'era un po' poca azione per i miei gusti, quindi era un pochino monotono, ma non ricordo niente, io non ricordo assolutamente niente, probabilmente mi sembra che il protagonista abbia perso sua moglie e la stia ricercando, qualcosa del genere, non ricordo niente, quindi l'ho letto, lo conservo perché amo questo autore, però questo non mi è assolutamente rimasto impresso, mi è proprio scivolato via una volta finito. 8. Limone, un libro che è piaciuto a tutti ma che a te fa rizzare i peli. E vabbè, questa domanda non potevo che rispondere con 50 sfumature di grigio, non aggiungerò altro perché non voglio parlare di questo libro, non l'ho quasi mai fatto praticamente sul canale, a parte qualche sporadica nomina, e quindi non ne parlerò. Comunque mi fa rizzare i peli, questo sicuramente. Bene ragazzi, il video finisce qui. Io come sempre vi ricordo che potete acquistare dei libri da me, dal mio negozio, basterà che mi scriviate in qualunque maniera voi vogliate, per email, sul blog, potete scrivere sulla pagina Facebook, dove volete, e niente, fatemi sapere voi cosa avreste risposto a queste domande, perché mi piace sempre anche vedere le vostre opinioni, quindi nei commenti sbizzarritevi, proprio rispondete a tutte le domande, e niente, noi ci vediamo il prossimo venerdì con un altro video, grazie, ciao!